giorni seguenti, bande di armati al seguito di Ugolino da Panico discesero il corso del Reno e nottetempo penetrarono a Bologna passando sotto la saracinesca del torrente Aposa, tra Porta Castiglioni e Porta San Mamolo. Era una notte primaverile senza luna, il cielo un drappo nero come la pece, bucato da una miriade di stelle palpitanti. Nel buio più fitto una fila di uomini variamente armati si infilò silenziosamente nel pertugio che quelli di dentro tenevano aperto. Una volta entrati, i montanari si unirono alle bande di insorti bolognesi e puntarono dritti sui palazzi del legato papale, dove sfondarono le porte e si diedero al saccheggio. Qualche giorno più tardi entrava in città anche Antonio di Bruscolo, con le sue masnade di armati, per non smentire la fama di uomo furioso e bestiale di cui godeva presso i contemporanei, il conte andò a stanare il cardinale legato, che si era rifugiato nel convento di San Giacomo travestito da frate eremitano. Gli si gettò addosso e gli strappò l'anello dal dito, macchiandosi di un atto che fece scalpore per le sue implicazioni sacrileghe. Pur essendo simili sotto molti aspetti, Ugolino da Panico e Antonio di Bruscolo differivano in questo. Il primo era mosso principalmente da ideali politici che non rinnegò mai fino alla morte, mentre il secondo era innanzitutto attratto dal potere e dal denaro e per tale ragione non esitava a passare dalla parte maltraversa a quella scacchese quando l'interesse glielo suggeriva. Benvenuti a quella presentazione del libro di Lilia Mattioli. C'era una volta un bove e una sorgente. Già questo ci introduce in quello che potrà essere, insomma, parte dell'argomento di questo bel romanzo storico. Ecco, possiamo dirlo fin dal principio, bel romanzo storico edito da L'Arcobaleno, e qui abbiamo l'editore e l'editor che è appunto Gualtiero Palmieri. Ho Lilia Mattioli che presenta questa sera questa sua opera prima, che è questo romanzo storico che appunto ci racconta di che cosa? Ci racconta di un periodo che va sostanzialmente tra il 1372 e il 1399, quindi sostanzialmente la seconda metà del XIV secolo, e questo romanzo è ambientato nella nostra montagna, nella montagna bolognese, tosco-emiliana, diciamo così, in quest'epoca particolare del Medioevo. La passione per la storia io l'ho sempre avuta e ho sempre amato i romanzi storici e ho sempre anche pensato di scrivere un romanzo. Di solito si leggono romanzi storici di grandi personaggi o comunque di territori diversi dal nostro, la montagna. Anche Bologna in fondo non è mai stata granché trattata, un po' stata sempre la sorella minore, e allora ho sempre un po' pensato, potrei farlo io. L'occasione è venuta fuori 3 anni fa, ho cominciato a pensare a un piccolo intreccio, doveva nascere come un racconto, un racconto lungo, magari incentrato sul popolo che viveva nelle nostre zone nel Medioevo, e poi da solo si è ampliato, si è allargato, si è un po' creato da solo. Quindi c'è dentro tutto, sì. Un'umanità, un territorio, la storia, le tradizioni e quant'altro, tutto quello che, come dicevi tu, ad oggi si sa. Io, Caterina, appartengo all'antica casa degli Alberti, che estende i suoi domini dalla Maremma fin sulle cime dell'Appennino. La mia è una grande stirpe che esiste da secoli ed ogni ramo della famiglia prende il nome dal castello che ha eletto a sua dimora. I miei fratelli Antonio, Alberto e Francesco si fanno chiamare Conti di Bruscolo in virtù dell'agguerrito maniero che sorge sulla sommità del Poggio San Martino nell'alta valle di Setta, del Setta. Ma io sola porto il nome originario della mia stirpe,
quello di Conti da Mangona. Il cuore dei miei feudi si trova qui, in queste terre di Mogone, Guzzano e Castrola, che i miei avi non hanno comprato col vil denaro, come fanno ora i bottegai arricchiti che vengono dalla città. No, il diritto di dominarle derivò loro dall'investitura che ricevettero direttamente dall'imperatore Federico. Ora quel diritto è passato a me. Queste terre sono mie. La nobiltà della mia stirpe non permette di sicuro che io senda patti con plebei sui quali ho il diritto di esercitare poteri di mero e misto imperio e che ora non vogliono più riconoscersi come miei fideles e si permettono persino di non pagarmi i canoni d'affitto. Ma perché mai non mi rispettano? Perché non mi temono? Perché negano gli obblighi che li legano a me? Ecco, finirò per diventare querula con queste lagnanze, ma come evitarle se viene negata la mia sacrosanta autorità? Che possa non sorgere il sole sul giorno che mi vedrà sconfitta, privata della giurisdizione sopra mie terre e sopra la mia gente. Io ho inteso dare la stessa dignità alle grandi casate che abitavano questa zona, come quelle dei Conti Alberti, dei Conti da Panico, e invece alle piccole famiglie, al popolo, alle famiglie dei Marsili, dei Nanni, dei Gentilini, nomi inventati ma non tanto, perché sono documentate famiglie con questo nome nel Medioevo. E naturalmente tutta questa parte è inventata, è di fantasia, però anche questa è basata sulla realtà, sul nostro passato. Questo è il periodo in cui sta morendo il feudalesimo, spinto appunto nel nostro caso dal comune di Bologna che fa una reconquista della montagna, e emerge per contro la borghesia. Questa è la grande storia, quella che unisce, rende uguali, insomma, comunque unifica varie parti d'Italia e anche d'Europa. E poi di sotto invece c'è la vita vera, quella che io chiamo la vita vera, quella del popolo minuto, ma del popolo che ha fatto veramente la storia col suo lavoro e con la sua fatica. Ed è appunto la storia di queste famiglie che hanno sperato, hanno sofferto, sono passate attraverso molti e gravi problemi, perché il 300 è un secolo soprattutto un secolo di crisi. Infatti sono bellissime queste descrizioni che tu fai in un paio di capitoli che dedichi, almeno due capitoli dedichi appunto ai bagni della Poretta, e io direi che possiamo la leggenda appunto del Bove andarla a vedere, perché qui è raccontata dal nonno appunto al nipotino la leggenda del Bove e della sorgente, raccontata dal nonno Marsili in questo caso. Nella casetta dei Marsili regnava dunque una certa soddisfazione per come si stavano mettendo le cose. Lisa e Albertina cantavano cucendo. Pietro narrava per l'ennesima volta ai bambini la leggenda del Bove e della riscoperta delle acque curative. Più di 100 anni fa, raccontava il nonno ai nipotini accoccolati sulle sue ginocchia, c'era un contadino che abitava proprio dalle parti nostre, nella terra di Capugnano. Aveva un Bove, che era bello e gran lavoratore, per cui lo tenevano molto caro. Purtroppo questo Bove s'ammalò. I maniscalchi che lo videro dissero che sarebbe stato meglio ucciderlo piuttosto che continuare a farlo stentare.
ma il contadino non ebbe cuore di ammazzarlo e lo lasciò andare libero per i monti perché fosse il destino a decidere al posto suo. Il bove vagò per parecchi giorni, pascolando dove poteva e andava spesso a bere a un certo ruscelletto dove scorreva un'acqua che doveva sembrargli particolarmente gustosa. Col passare del tempo il bove cominciò a sentirsi sempre più forte finché guarì del tutto. Un bel giorno il bue risanato fece ritorno alla casa del suo padrone ed entrò nella stalla. Quando alla sera il contadino tornò e lo trovò, meravigliato di vederlo bello grasso, chiamò i familiari e gli amici. «Venite qua, che ho da mostrarvi un fatto straordinario!» ripeteva a tutti. Alcuni dissero che era un miracolo, ma altri non potevano capacitarsi perché fosse il medesimo bove che fino poco tempo prima era vicino a morire e dicevano che era un altro. Nel dubbio, il contadino decise di allontanarlo di nuovo e di tenerlo d'occhio per vedere se c'era un luogo dove andava a pascolare più volentieri che in altri e dove magari cresceva un'erba dalle proprietà curative miracolose. Così vide che il bove andava a bere ad un ruscelletto che scorreva un tiro di balestra dal Reno ed era alimentato da due sorgenti, una nel comune di Granaglione, l'altra in quella di Capugnano, e quest'ultima, per il suo odore di uova marce, era chiamata Puzzola. Il contadino raccolse un vaso di quell'acqua e la diede da bere alle sue pecore, che divennero belle grasse, e anche a molte persone che guarirono da certi loro malanni. Così fortuna volle che venissero scoperte le sorgenti. E ben presto la virtù di quell'acqua si riseppe in tutta la nostra terra. Diciamo quanto nella descrizione di questi personaggi che tu hai fatto c'è dell'inventato e quanto c'è del reale, diciamo. Ecco, beh, per quanto riguarda i personaggi storici, è chiaro che io ho romanzato largamente la loro storia, anche perché poco se ne sa, al di là di alcune vicende fondamentali, però sappiamo, conosciamo a grandi linee le caratteristiche della personalità di certi personaggi come Ugolino da Panico o come il conte Antonio da Panico. Poco alla volta il comune di Bologna, a partire dal 200-250, si era mangiato un po' tutte le terre. Aveva anche preso Casio, era stato Gislimerio di Casio della progenie degli Stagnesi, dei discendenti dei signori Longobardi, a cedere a Bologna il castello. Ultimi, nel periodo che tratta il romanzo, rimanevano invece alcuni feudi, che erano quello di Guzzano, Castrola, Campogemulo, e su questi la Caterina da Mangona pretendeva di continuare ad esercitare la sua giurisdizione, pretendeva di continuare a imporre il mero e misto imperio, che significa avere potere assoluto sui beni, sugli animali e sulle persone. Questa strenua lotta la si vede, sì. La si vede combattuta, sì, o attraverso le armi o attraverso anche lunghe pratiche legali, no? Attraverso questi procuratori, questi avvocati che si spendono in questo senso. Caterina da Mangona, dicevamo prima, appartenente alla famiglia degli Alberti, che ha questi piccoli feudi nella zona di Camugnano, del Camugnanese, e che cerca, rimasta vedova e con solo figlie femmine, cerca, come diceva prima Lilia, di mantenere disperatamente attraverso lotte con armati, ma soprattutto attraverso queste lunghe battaglie legali, cerca di mantenere questo potere. Qui anche in fondo al libro si dice che forse leggeremo qualcosa d'altro presto. Questo dipende tutto dal mio editore, se ne ha voglia, dipende da lui, perché il libro, sì, io ho fatto, non si può chiamare seguito,
propriamente del, però riprendono gli stessi personaggi e si tratta del periodo più felice della, dello sviluppo del, dei bagni, cioè ci si avvia, non è ancora il momento più felice, la prima metà del 400. Allora, intanto devo rispondere a prima di questa la prima cosa, esatto, alla provocazione della, dell'autrice di Lilia Matteo. Abbiamo detto sì, ovviamente, per noi è un progetto culturale, perché poi il secondo l'ha già scritto, quindi... E sono rimasto molto colpito e ho detto con i miei in redazione, ho detto ma sapete che qui sta scritto bene quello che è dal mio punto di vista, ma soprattutto sono rimasto colpito dal fatto che si sia impegnata a fare un romanzo storico con serietà, veramente con un'acutezza anche nell'utilizzare tutti quelli che sono le nozioni storiche, su Porretta sulla nostra montagna. Dobbiamo fargli un applauso. Soddisfatta quindi della risposta? Sì, molto, molto soddisfatta. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione, la bontà e vi auguro buona lettura, spero che la facciate. Perché chi scrive, scrive per essere letto. Diciamo, e adesso chiamo anch'io un applauso. Per... Complimenti, grazie a Lilia Mattioli, grazie al professor De Gioli, ma figuriamoci, che è stato un piacere, grazie a voi, grazie a Gualtiero, grazie ancora a Lilia in questa bella cornice del Festival delle Acque e grazie a voi che siete intervenuti a questa presentazione.